Buonasera a voi che viaggiate al termine della notte. In quel tempo Gesù si trovava con dei suoi fan bambini, dei fanciulli, nei pressi della torre dove va sempre tutto ok. Era la torre di Babbene. Poco dopo sentì una voce che gli professò il futuro dei fanciulli. Io fanciullerò, tu fanciullerai, egli fanciullerà. E capì che quella voce che aveva udito con le orecchie era la voce del Verbo. Questo dei fanciulli, continuò la voce del Verbo, è sicuramente un futuro semplice, imperfetto, ma io sono passato per portarti un presente. Non lasciarti condizionale da me, ma parti dal principio e participio, perché se cadde una casa è passato remoto, caddero delle case è passato terremoto. Poi Gesù capì che poteva fare qualcosa per il futuro dei giovani portando il suo verbo nelle scuole, perché se verba volant, scripta manent, testa moment e caria mentadent. Dopodiché mise ai lati i latinismi e si recò nell'asilo dove erano tutti magri e slanciati, la silhouette, poi cattedrali, anzi chiese di osservare la condotta degli studenti, e così un idraulico lo condusse in una classe che non è acqua, però ha qualcosa. Durante il tragitto l'idraulico raccontò a Gesù una leggenda orientale. Laura era una studentessa che non mangiava mai. Leggenda narra che un giorno il professore di giapponese le diede un consiglio: l'aula magna. E fu così che inventò l'aula magna. Giunti in aula, Gesù si provocò una lesione e poi un'altra, e riferendosi alla classe disse: adesso vi deluciderò su un teorema più complesso è di quello di Pitagora, è di quello di Euclide, il teorema di Teorema. Se Teo si trova su una barca e la barca è sprovvista di remi, Teo rema, come volevasi dimostrare. Qualche attimo dopo, Gesù profetico affermò a uno studente: non scegliere l'Istituto Tecnico Industriale Statale, l'ITIS. L'ITIS finiscono, l'ITIS fiancano, l'ITIS stressano. Scegli di seguire la corrente e va dove va l'alice, al liceo. Poi Gesù prese la classe, la guardò e domandò: in falsità vi chiedo, dove vi vedete nel vostro futuro, cari alunni? E mentre alcuni alunni all'unisono risposero all'università, altri saggiamente stettero zitti, scegliendo la facoltà di non rispondere. Parola di Gesù. Buonanotte, fate bei sogni. Grazie.